Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benvenuti a tutti voi, devoti di Sant'Antonio, e benvenuto in particolare a Don Angelo Pavesi, cappellano di frontiera, cioè a Ponte Chiasso, ecco, che tutti ricordano come luogo dove venne ucciso un sacerdote, Don Beretta, 30 anni fa. Ecco, oggi è qui in mezzo a noi, l'ho invitato perché presieda questa Santa Messa in onore del Santo e anche la processione che seguirà. La mia è poca voce ormai, dopo questi giorni intensi, ma lui ha una grande voce e ringrazio il Signore perché è venuto a presiedere questa Santa Messa. Don Angelo ha compiuto delle missioni importanti nella sua vita. È stato a Nassiria, dove tutti ricorderete, per le missioni di pace. È stato a Herat, in Afghanistan. È stato in altre nazioni, anche qui d'Europa, luoghi anche pericolosi, dove ha svolto la sua grande missione di pastore. Sant'Antonio lo ha sempre accompagnato in queste missioni e ha cominciato il suo sacerdozio come cappellano degli Alpini. Ecco che gli Alpini sono contenti che questa sera, ecco, c'è Don Angelo. A lui do il benvenuto a nome della comunità parrocchiale e francescana. A lui lascio la parola per la celebrazione e lo ringrazio per essere qui in mezzo a noi. Ringrazio Padre Gianmarco che ci lega una grande fraterna amicizia lunga tanti anni. Ringrazio la comunità che mi ha invitato. E ringrazio tutti voi che siete qui a pregare insieme questo grande santo, questo nostro fratello, che ha preso sul serio il Vangelo e non soltanto lo ha annunciato, ma lo ha vissuto. Allora chiediamo ad Antonio, che ha vissuto il Vangelo, lui Vangelo vivente, che doni a ciascuno di noi la forza, la grazia, la gioia, l'entusiasmo di essere testimoni credibili del Vangelo nel mondo di oggi. E per tutte quelle volte che per la nostra fragilità non siamo stati all'altezza del compito di essere realmente figli di Dio, chiediamo al Padre il perdono, la misericordia dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito
Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Io pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo Spirito della Sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai più della salute e della bellezza, preferii il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti essa è madre. Senza frode imparai e senza invidia io dono, non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano si attirano l'amicizia di Dio. Sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. Parola di Dio. Il Signore ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, Tu lo sai. Non ho nascosto la Tua giustizia in fondo al cuore. La Tua fedeltà e la Tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la Tua grazia e la Tua fedeltà alla grande assemblea. Esultino e gioiscono in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Ho annunziato la tua
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il Capo, Cristo. Parola di Dio. Argento pregiato è la lingua del giusto, e le sue labbra ammaestrano molti. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore. Dopo 13 giorni nei quali vi è stato illustrato il pensiero, l'operato, la figura di questo frate straordinario, di questo portoghese che oramai lo possiamo davvero considerare italiano, Antonio, cosa posso dire io?
Avete ascoltato le riflessioni profonde di Padre Gianmarco? Avete ascoltato le riflessioni teologiche di Padre Egidio? Avete ascoltato le riflessioni pragmatiche di Padre Zeno? Avete ascoltato le riflessioni umili e vere di Padre Luca? Avete visto girare in mezzo a voi questa figura semplice di frate che non parla molto ma fa tanto, che è il nostro caro Cosma? E adesso arrivo io. E che vi posso dire? Dopo 13 giorni che siete stati abbondantemente istruiti, dovreste voi istruire me. Dovrei mettermi qui al banco e voi mi dovreste dire: adesso ascoltaci. Padre Gianmarco ci ha detto così, Padre Egidio ci ha detto così, Padre Luca ci ha detto così, Padre Zeno ci ha detto così e Cosma col suo operare mi ha fatto capire questo. E alla fine mi dovreste dire: hai capito? E io non so, siccome sono dalla dura cervice, non so cosa vi direi. Però al di là di questo, ormai tocca a me chiudere, tocca a me cercare di fare una riflessione. Però la mia riflessione, siccome non sono all'altezza dei padri appena citati, non vuole essere la ripetizione della vita, dell'operato, della santità di Antonio, ma vorrebbe essere una voce timida, sommessa, che vi chiede una cosa. Siete venuti questa sera in tanti ancora. Siete venuti ancora una volta per chiedere o siete venuti per imitare? Siete venuti a chiedere grazie o siete venuti a imitare Antonio? Questa è la riflessione, il punto. Io spero che siate venuti non per chiedere. Ci sono luoghi nel mondo dove davvero le richieste sono molto più urgenti. Diciamo soltanto un nome. Pensiamo soltanto al dolore disperato delle madri dell'Ucraina e della Russia. Là hanno da chiedere ad Antonio. Se ci paragoniamo a loro, cosa osiamo chiedere? Diventiamo ridicoli. Antonio, che non era un bamboccio, girerebbe lo sguardo altrove, sdegnato. Ma cosa mi chiedi? C'è ben altro nel mondo. C'è ben altro dolore, c'è ben altra sofferenza. E allora noi siamo qui per chiedere ad Antonio di poterlo imitare. Antonio è fratello uomo del Vangelo. Siamo qui, caro Antonio, alla tua scuola perché vogliamo imparare da te come hai fatto diventare uomo Vangelo, non del Vangelo, ma uomo Vangelo, dove tutto in te, le tue azioni, i tuoi palpiti, i tuoi respiri, le tue parole, il tuo essere era un'epifania del Vangelo. Rendici uomini e rendici donne del Vangelo. Introducici alla tua scuola. Antonio, fratello della carità, quanta carità, quanto amore,
quanta vicinanza all'ultimo, al povero, senza riflettori, senza riviste, senza televisioni, senza vescovi. Caro Antonio, rendici uomini e donne, non che sanno fare la carità e che vivono la carità come un mestiere, ma rendici uomini e donne che hanno nel cuore la carità. Uomini e donne che possono dire come te: Caritas Christi urget nos, la carità di Cristo mi spinge. E solo questo dà senso ai palpiti del mio cuore. Essere vicino all'ultimo, questo dà senso al Vangelo che io vivo, che io incarno, che io annuncio. Antonio, uomo e fratello del perdono, come è difficile perdonare! Sempre gli altri devono perdonare, sempre gli altri devono capire, sempre gli altri sbagliano. Non è così, non è questo Antonio, non è questo il Vangelo, non è questo il nostro battesimo. Smettiamola di puntare il dito al fratello e alla sorella. Anche in mezzo a voi ci sono uomini e donne che puntano il dito. Smettetela! State a casa! Fate le carezze ai vostri gatti, ai vostri cani, ai vostri pitoni! Basta puntare il dito! E poi vi nutrite del corpo di Cristo! Magari col velo in testa perché siete cristiani devoti. Antonio, uomo della fraternità, come bello, come da gioia che i fratelli vivano insieme. Questo ci ha trasmesso Antonio e noi siamo qui alla sua scuola per imparare nonostante gli anni. Tra di voi, a parte questi meravigliosi ragazzi qui davanti, tutti gli altri siete già tutti a limitar di dite. Uomo della fraternità, essere fratelli. Ma in fondo essere fratelli cosa significa se non essere cristiani? Lui che è il nostro fratello maggiore. Antonio l'ha capito e l'ha vissuta la fraternità. E infine Antonio, uomo della speranza. Oh Antonio, caro Antonio, abbiamo bisogno tutti di speranza. Abbiamo bisogno di quella speranza che alleggerisce il cuore, che rende soave il nostro giorno che passa. Abbiamo bisogno di speranza, di quella speranza che è certezza che chi ha Cristo non è mai solo, non è mai un vinto. Abbiamo bisogno della speranza che non muore. Abbiamo bisogno della speranza per donarle ai fratelli e alle sorelle disperati. Questa è la tua scuola, caro Antonio, e noi vogliamo venire, seguire, imparare alla tua scuola. Concludendo, caro Antonio, aiutaci a mettere la nostra vita nelle tue mani. Sono mani esigenti, perché sono quelle mani così pure che hanno potuto tenere in braccio Gesù bambino. Chi di noi può dire di avere le mani così pure, di potere
tenere tra le braccia il piccolo Gesù. E allora, mentre proviamo timore e tremore di fronte alla tua purezza, quella purezza del cuore, che è la purezza del Vangelo, ti diciamo, Antonio, non smettere mai di insegnarci, anche se siamo uomini e donne dalla dura cervice. Tu, Antonio, ti sei piegato come un giunco sotto la volontà di Dio, che ti ha portato per vie che tu non volevi percorrere, ma le hai percorse con gioia, con entusiasmo, con frutto. Fa che anche le nostre vie siano un po' di più come le tue vie. Fratelli carissimi, in unione spirituale con la moltitudine dei devoti di Sant'Antonio sparsi in tutto il mondo, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per il bene di tutta l'umanità. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il mondo intero, perché guardando al Santo di Padova, faro di luce e dispensatore dei favori celesti, sia attirato alla giustizia e alla pace, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché tutti i suoi figli vivano nella fedeltà al Vangelo e diano testimonianza a Cristo con santità di vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il Papa Francesco, per il Vescovo Oscar, per tutti i sacerdoti e per i consacrati, siano gioiosi e forti messaggeri del risorto e della sua parola che salva. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i devoti del Santo, per i bisognosi, i sofferenti, gli ammalati, perché ricevano da Dio il conforto e il sollievo invocato, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutte le opere di carità di apostolato, sorte nel nome di Sant'Antonio, perché raggiungano la loro finalità benefica e manifestino al mondo i valori dell'amore cristiano, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché l'esempio di Sant'Antonio ci sproni ad una vera vita cristiana, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Su questo altare è arrivata una lampada della pace. Attraverso Maria Vision, una TV mariana nata in Messico con sede ad Assisi, canale 255, c'è la ripresa questa sera in diretta della Santa Messa e della processione. Un momento bello dove tanti malati potranno vedere queste immagini e soprattutto Sant'Antonio. Ecco, io ringrazio il Signore per questa televisione Maria Vision che conosco da Assisi e che sono venuti qui fino a Como per la loro opera senza scopo di lucro, per trasmettere il messaggio di pace nel mondo. E proprio la processione inizierà con la lampada della pace, come ci ha esortato questa mattina il nostro Vescovo. Preghiamo dunque, fratelli e sorelle, per la pace in tutte le famiglie, nei nostri cuori,
tra tutti i popoli del mondo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, per l'intercessione di Sant'Antonio, messaggero della tua parola e della tua misericordia, accogli le nostre suppliche e concedici di vivere offrendo ovunque il profumo della carità e la luce della verità, per Cristo nostro Signore. Amen. La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci riempia della luce del tuo Spirito, che illuminò Sant'Antonio e lo fece strumento della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tu, fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi e, ricolmandolo del tuo spirito, lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniasse agli uomini la potenza salvifica della tua parola e la soavità del tuo paterno amore. Con lo stesso ardore dello Spirito con il quale egli ti ha predicato in terra e ora ti magnifica in cielo, anche noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti la tua gloria. Amen.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché siamo resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Oscar e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti, parenti, amici, benefattori. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai Tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
mi ero dimenticato di fare gli auguri a quanti portano il nome di Antonio, Antonia, Antonietta, che ha preparato tutti questi gigli, vedete, veramente belli e meritano un applauso. Veramente buon onomastico ai tanti in Italia che portano questo bel nome, o parenti, amici vostri, Toni, Antonio, Antonietta, Antonino, Antonina. Veramente auguri di buon onomastico. Ecco, adesso, dopo l'ultima preghiera, si snoda la processione, che non è lunga, la possiamo fare tutti, perché passa attraverso via Acquanera, via Medici e si ritorna qua. Ringrazio naturalmente gli alpini, che senza di loro nessuno ha la forza di accompagnare Sant'Antonio. E allora grazie anche a Padre Angelo per le parole forti che ci ha detto, ma Sant'Antonio predicava così, in modo radicale. L'uscita della processione sarà la lampada che viene Mario, puoi già venire, la lampada della pace, poi il crocifisso e così dopo la lampada la parte destra dei fedeli, i mantellati, noi sacerdoti, l'altoparlante, la statua di Sant'Antonio, la parte sinistra dei fedeli, e poi si inserisce tra l'una e l'altra parte dei fedeli, si inserisce la banda, sempre di Albate. Ringrazio anche i mantellati, il Movimento Eucaristico Diocesano, per la loro presenza. Ci alziamo in piedi. Al rientro ci sarà la benedizione con la reliquia del santo e il bacio della reliquia o la venerazione, e tutti possiamo partecipare. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti, Signore Dio nostro, alimenti in noi la fede che gli apostoli ci hanno trasmesso e che Sant'Antonio ha servito con amorosa dedizione. Per Cristo nostro Signore. Andiamo in pace.
Questa è una batteria da moto, ma quanti sono? 5 watt? Una batteria da moto, davanti alla banda, dietro la croce, davanti alla banda, 70 ampere. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe. Porta in cielo tutte le anime, le più bisognose. Maria, Regina della Pace. Ora la banda suonerà. La fede. Sant'Antonio fu un uomo della fede grande, si lasciò guidare da Dio prima nell'esperienza di vita religiosa fra gli agostiniani e poi fra i frati minori di San Francesco. Disse il suo sì quando Dio gli fece sentire l'ispirazione di andare missionario tra i musulmani e quando lo invitò alla solitudine nell'eremo di Monte Paolo, quando lo mandò a predicare alle folle e quando ancora giovane lo chiamò a sé attraverso sorella morte. La parola del Santo. Nota che altro è credere a Dio, altro è credere Dio. Altro è credere in Dio. Credere a Dio significa credere vero ciò che Egli dice. E questo lo fanno anche i cattivi. Credere Dio significa credere che Dio esiste. Ciò che fanno anche i demoni. Credere in Dio vuol dire credere e amarlo. Credere e andare a Lui, credere e aderire a Lui e venire così incorporati nelle sue membra. Questa è la fede che giustifica. Dove c'è questa fede, c'è la fiducia nella misericordia di Dio e c'è anche la remissione della colpa. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Può suonare la banda? Thank you.
la preghiera. Sant'Antonio fu uomo di intensa preghiera. Alternava le fatiche della predicazione con tempi prolungati di preghiera. Ne sono testimoni gli eremi di Monte Paolo all'inizio della sua vita di francescano e poi di Brive in Francia e di Campo San Piero in Italia. L'analisi delle ossa del santo effettuata in occasione dell'ultima ricognizione del suo corpo ha messo in rilievo un ispessimento osseo delle tibie sotto i ginocchi, dovuto a un prolungato pregare inginocchiato sul pavimento o sulla terra, abitudine che viene sottolineata più volte dalle antiche biografie. La parola del Santo. Il Signore si manifesta a coloro che sostano nella pace e umiltà di cuore. In un'acqua torbida e mozzata non appare il volto di chi vi si specchia. Perciò, se vuoi che Cristo ti mostri il suo volto in atto di guardarti, fermati, raccogliti nel silenzio, chiudi le porte dell'anima allo strepitio delle cose esteriori. Pregate senza interruzione, sempre ringraziando, come dice l'Apostolo. Si prega in tre modi: con il cuore, con la bocca e con la vita. In effetti, non smette di pregare chi non smette di fare il bene. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della Pace.
quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E non abbandonarti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ora suona la banda. Thank you.
Litanie di Sant'Antonio. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Padre fonte della vita, pietà di noi. Figlio parola fatta carne, pietà di noi. Spirito santo fuoco dell'amore, pietà di noi. Rispettiamo, rispondiamo, prega per noi. Sant'Antonio da Lisbona, prega per noi. Disprezzatore della gloria mondana, prega per noi. Studioso assiduo delle scritture, prega per noi. Docile ascoltatore della voce dello Spirito, prega per noi. Entusiasta seguace di Francesco, prega per noi. Ardente di zelo missionario, prega per noi. Martire di desiderio, prega per noi. Obbediente alla volontà del Signore, prega per noi. Umile servo dei fratelli, prega per noi. Ricercatore del silenzio, prega per noi. Amante della contemplazione, prega per noi. Uomo
uomo di preghiera. Prega per noi. Annunciatore instancabile della parola di Dio. Prega per noi. Strenuo lottatore contro le eresie. Prega per noi. Evangelista dei poveri. Prega per noi. Denunciatore franco dei mali della cristianità. Prega per noi. Profeta ardente della santità della Chiesa. Prega per noi. Fustigatore dell'usura e dei vizi. Prega per noi. Aspro accusatore dei prepotenti. Prega per noi. Dolce consolatore dei poveri. Prega per noi. Difensore degli innocenti. Prega per noi. Predicatore schietto della verità. Prega per noi. Evangelizzatore dei lontani. Prega per noi. Testimone con la vita della parola annunciata. Prega per noi. Dottore evangelico della Chiesa. Prega per noi. Sapiente consultore delle scritture. Prega per noi. Maestro di teologia nell'ordine francescano. Prega per noi. Vero frate minore. Prega per noi. Seguace della povertà di Francesco. Prega per noi. Obbediente in ogni richiesta. Uomo dal cuore puro e passionevole. Apostolo zelante per la salvezza dei fratelli. Prega per noi. Confessore instancabile dei peccatori. Prega per noi. Ecco. Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo, e non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Maria Regina della Pace, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Facciamo le ultime cinque Ave Marie del Rosario. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
prima della benedizione, la preghiera al Santo. Ricordati, o Sant'Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque è ricorso a te nelle sue necessità. Animato da grande confidenza e animato dalla certezza di non pregare in vano, anch'io ricorro a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore. Non rifiutare la mia preghiera, ma fa che essa giunga con la tua intercessione davanti a Dio. Vieni in mio soccorso nella presente angustia e difficoltà e fammi ottenere la grazia che ardentemente imploro, se è per il bene dell'anima mia. O Sant'Antonio, promotore attivo della pace, intercedi per il nostro mondo la pace. Sono caduti i muri del totalitarismo, ma si sono sprigionati ovunque focolai di guerre, con il loro bagaglio di sofferenza, di sangue e di morte. Ottienici di non rimanere indifferenti di fronte a tante guerre e tragedie e di operare attivamente perché ogni controversia sia appianata con il dialogo e la comprensione. Ripetiamo, Sant'Antonio, ottienici di essere uomini di pace. Ottienici di essere uomini di pace. Prima della benedizione, in questa festa che per noi è festa patronale della nostra comunità, ringrazio il Consiglio Pastorale, tutti gli organismi e anche il gruppo Caritas per la sua attività e tutti i volontari. Ringrazio di cuore Don Angelo Pavesi, parroco di Ponte Chiasso, e delle persone che siete venute fin qui ad onorare Sant'Antonio. Grazie al parroco di Albate, Don Giovanni, che non è più nuovo, era nuovo, ma ormai sono passati già un po' di anni, anche lui che è qui in mezzo a noi. Grazie per la vicinanza, la collaborazione. Grazie agli alpini che meritano un grande applauso. Speriamo, perché siamo già vicini al 2025, sapete che è l'anno santo, ecco, speriamo di poter ottenere un'udienza, poter andare almeno a Roma, anche con gli alpini. Ecco, ci sono già dei programmi, ma è bello poter andare nell'anno santo. E poi ringrazio la banda di Albate, anche per loro il nostro grazie. Come sempre, tutti gli anni vengono ad accompagnare la nostra processione. E che dire, grazie a tutti voi, soprattutto alla televisione Mariana, che è la Televisión, Maria Vision. Avete visto che ci hanno accompagnati con le riprese e questa televisione lavora per la pace. È una carovana di pace dove va, ecco, porta. Io prego anche per loro questa benedizione perché li accompagni, li raggiunga in ogni parte dove andranno a fare del bene. E soprattutto grazie di cuore
a tutti e a ciascuno di voi, devoti del Santo. Padre Angelo ha detto: non siamo venuti a chiedere, certamente a ringraziare, ad imitare Sant'Antonio, però chiediamo la pace, certamente, e chiediamo l'armonia e la fratellanza. Ricordo tutti i malati, come quasi ogni sera, quanti si raccomandano alle nostre preghiere, soprattutto nella benedizione oggi ho pregato per i bambini malati, e c'è bisogno di incoraggiare e sostenere quanti sono provati da tante malattie. In modo particolare a tutti i giovani qui presenti l'augurio che, vedendo questa festa, possano negli anni successivi essere loro, non dico di diventare tutti alpini, ma perlomeno di incoraggiare e partecipare alla bella festa di Sant'Antonio di Padova. Ed ora la benedizione. Dimenticavo che c'è un concerto molto importante il 22 giugno alle ore 20:30 nella chiesa di San Martino di Rebbio. Concerto Inno alla Gioia del gruppo vocale Famiglia Sala, che tutti conosciamo, con la partecipazione di 30 ragazzi e ragazze provenienti dalla città di Kakliv, ogni giorno sotto i bombardamenti. Ci saranno questi 30 ragazzi e sarà una raccolta di fondi per l'emergenza ucraina, e quindi chi potrà partecipare fa un bell'atto, ecco, e di presenza e di collaborazione alla pace. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Antonio di Padova, vi benedica Dio onnipotente. Nel nome del Signore andiamo in pace. Evviva Sant'Antonio! Suonate bene.